Metà, ma 100% mobile bianco si intravede, si intravede, si cazzo. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono le 12:39 minuti di oggi, lunedì 21 giugno, primo giorno di estate. Ben ritrovati anche con la nuova settimana in compagnia di Good Morning Milano. Sì, lo so, siamo in studio. Vi avevo promesso che avremmo fatto tutta l'estate fuori, ma oggi è una giornata un po' particolare. Poi ve lo spiegherò questa sera. Però poi tranquilli che mercoledì ritorniamo fuori. Anzi, mercoledì andremo a fare un bellissimo giro per Milano insieme a Walter Cherubini da Consulta Periferia Milano. E poi venerdì ancora nel nostro cortile continueremo le dirette estive. Quest'oggi torniamo in studio, ma perché insomma, senza volerlo, alla fine è stato un caso, giuro, l'ho fatto apposta. Però insomma, perché dobbiamo tornare un po' in casa quest'oggi? Perché parliamo di un progetto che parla di casa, ma di come forse anche vivere la propria casa in una maniera diversa. E insomma, chiediamolo a chi ne sa più di me. Sto parlando di Monica Bergamasco. Buongiorno Monica, Buongiorno, buongiorno. benvenuta, grazie mille di Grazie. essere venuta Grazie oggi ospite qui da noi. Allora, tu sei la coordinatrice del progetto Prendi in casa. a voi. Esatto. Un progetto molto interessante che è un po' che state sviluppando, gestito appunto dall'associazione Meglio Milano. Ma di che cosa si tratta? Cioè, cosa prendiamo in casa? Prendiamo in casa un giovane, tendenzialmente un giovane tra i 20 e i 35 anni, fuori sede, che studia o lavora a Milano e che cerca casa. E quindi il progetto chiede a chi vive a Milano, quindi un residente, di ospitare un giovane per avviare una convivenza, come diciamo noi, solidale, quindi un reciproco scambio di aiuto, compagnia, anche aiuto per le spese di casa e avviare una relazione che sia un po' virtuosa, ecco, per usare. Come funziona appunto questa convivenza? Quindi ad effetti a un certo punto Sì, diventa sono dei una conviventi, coabitazione. coabitazione, sì, meglio, tecnicamente più Sono dei coabitazione. coinquilini. Coinquilini, esatto, sono appunto due persone che per vari motivi appunto hanno un'esigenza o di trovare casa o hanno una casa troppo grande per le proprie necessità. E quindi l'idea è di mettere insieme queste due esigenze diverse ma compatibili con un reciproco beneficio per l'uno e per l'altro. Quindi ovviamente Milano è una città fortemente attrattiva per i giovani, perché c'è un'offerta formativa molto ampia, ci sono occasioni di lavoro. Questo ovviamente la premessa è Covid permettendo, insomma, ha Ovvio. un po' sparigliato le carte, però adesso vediamo come si riprende. Però comunque continua ad essere una città attrattiva e i giovani che arrivano a Milano, il primo problema che hanno è trovare casa. Perché insomma, se Milano è molto attrattiva dal punto di vista del lavoro, dello studio e tutto, della casa lo è un po' meno, nel senso che insomma, dei prezzi davvero Esatto. pazzeschi, delle robe che molti studenti, il Covid ha fatto capire anche questo, hanno detto no, sai che c'è, io mi torno a casa, Certo. studio da remoto, Esatto. perché qua se no non so come fare. Esatto. Quello è un po' il primo problema, quindi case troppo costose, ma anche troppo costose e dove, come dire, il costo non corrisponde a una qualità poi del vivere, quindi magari case sovraffollate, stanze troppo piccole, magari case non tenute perfettamente e quindi appunto i costi-benefici non si equivalgono, per cui un'offerta abitativa a un costo più accessibile può essere interessante. Quindi è già di default la vostra, cioè, il vostro progetto parte proprio anche da un'accessibilità migliore, Sì. cioè dei prezzi so che ammirati, non so Sì, come fate a esatto. gestire, C'è ok. un rimborso spese che diciamo è intorno ai 280 euro per una stanza singola, quindi a Milano è un'offerta interessante.
in un ambiente comunque tendenzialmente tranquillo, dove si hanno i propri spazi e dove si ha modo di studiare, rilassarsi, oltre che appunto conoscere un Infatti, non è residente. solo quello, appunto, non è solo un modo per risparmiare, anzi, è un modo invece per Esatto, conoscere la esatto. città attraverso chi la vive. Chi Esatto. sono? Da quant'è che è nato il progetto? Allora, il progetto è nato nel 2004. Fino a poco tempo fa, diciamo, la formula era giovane fuori sede che convive con una persona anziana. Quindi una convivenza intergenerazionale, diciamo classica, per cui c'è un reciproco scambio di aiuto e compagnia, sempre ecco, rimanendo al di fuori di quella che è un'assistenza l'uno verso l'altro, quindi piccoli aiuti, sollevare cose pesanti, comunque far due chiacchiere, essere una presenza un po' rassicurante. Da un mesetto il progetto si è allargato e è rivolto a chiunque voglia ospitare, quindi adulti, coppie, famiglie con figli, chiunque abbia una stanza o uno spazio in più da poter dedicare al giovane. Allora, questa è una storia che bisogna raccontare appunto dai due lati, no? Allora, partiamo dalla parte, io sono un cittadino milanese, ho un appartamento, corridoio, una stanza vuota, voglio ospitare uno studente, una studentessa, qualcuno appunto che viene a Milano da fuori, in fuorisede. Come posso fare e che cosa devo garantire? Allora, diciamo, tecnicamente le persone possono contattarci telefonicamente o tramite il nostro sito o i nostri social. Di base noi inizialmente raccogliamo un po' di informazioni, quindi cerchiamo di capire un po' la situazione, dov'è la casa, le caratteristiche, le preferenze, inizialmente telefonicamente o via mail e poi con un contatto proprio diretto, nel senso che andiamo a casa della persona per conoscerci personalmente. Quindi cerchiamo un po' di raccogliere un po' di informazioni. Le caratteristiche sono appunto avere una stanza disponibile o in alcuni casi alcuni riadattano magari degli altri spazi, un salotto che non si usa tanto, qualche altra cosa, insomma, che può comunque garantire un po' di privacy. Poi cos'altro? Appunto si deve essere un po' predisposti all'idea di avere qualcuno in casa, magari un po' di spirito di adattamento, perché E tutti gli ovviamente. spazi comuni saranno appunto in comune, quindi immagino Esatto. bagno, cucina, Esatto. sala, appunto saranno Esatto, tutti. sono ad uso e gestione comune, quindi decidono un po' loro come organizzarsi, poi dipende molto dalle persone, c'è chi vive molto gli spazi in comune insieme, c'è chi magari ha più impegni e quindi si incrocia meno per casa, per cui non è così importante avere dei grandi spazi condivisi, però insomma l'importante è essere un po' predisposti all'idea di avere qualcuno in casa che gira, che rientra, che. Altro lato della medaglia invece sono fuori sede. Come posso fare e che cosa mi devo aspettare da questa esperienza? Tanto abbiamo visto anche, non so più se abbiamo andato in onda, vediamo le foto delle foto Sì. che avete fatto molto simboliche di quello che è la vostra esperienza, poi dopo manca un video da mandare, ma lo vediamo Sì, più avanti. queste sono le foto delle coppie, diciamo, giovane anziano, che era appunto il progetto così come era fino a poco tempo fa. Tra poco spero avremo appunto delle foto anche di famiglie con figli o di persone più adulte che ospitano. Quindi il giovane cosa fa? Ci contatta principalmente via mail o anzi, la cosa migliore è andare direttamente sul nostro sito, c'è un profilo da compilare con più informazioni possibili, quindi alcune cose più tecniche, tipo dove si studia, dove si lavora, se si preferisce un uomo, una donna, una coppia, eccetera. E poi l'idea è di aggiungere anche una propria descrizione, spiegare un po' quali sono i propri impegni, in modo che noi possiamo capire a che tipo di persona possono essere adatti, quindi in realtà anche con i giovani fissiamo dei colloqui conoscitivi e ecco, raccogliamo tutte le informazioni, anche qui le Fate il aspettative. matching, Facciamo il diciamo, no? matching, esatto, facciamo il gioco Siete delle il coppie. gioco delle coppie, siete il Tinder dell'appartamento del coinquilino. Però appunto è interessante perché appunto lo fate da entrambi i lati, in modo veramente da mettere insieme delle personalità, delle persone comunque che possono essere utili ad Esatto. entrambi, hanno capito? Per questo Sì. il vostro spirito. Com'è nato? Come è venuta in mente questa idea? Ma allora è nato appunto nel lontano 2004 Quanto è un po' quando, ormai? eh sì, esatto, quando, come dire, la situazione era già
simile a quella di oggi, nel senso che le università erano particolarmente attrattive, quindi già allora molti giovani venivano qua a Milano a studiare, l'offerta abitativa messa a disposizione dalle università, dalle residenze non era sufficiente, e dall'altra parte noi avevamo fatto un'indagine sulla condizione abitativa degli anziani, da cui era emerso che sono molti quelli che vivono sono ancora in buone condizioni di salute, ma hanno delle case di proprietà più grandi rispetto alle proprie necessità. E Ah sì, quindi, una cosa che a Milano succede spesso effettivamente. esatto, Magari con quindi i figli che prestano per figli. farla vendere, anche. Succede anche questo in realtà. Sì, esatto, figli che, cioè, nel Quindi cari senso. nonnini, volete rifarvi e rivendicarvi dei vostri nipoti che continuano a insistere. Fai vendere casa? No, vi serve grande perché vi dovete prendere Qualcuno in qualcuno in casa, casa che vi esatto. faccia conoscere, soprattutto le nuove generazioni. Beh, veramente è molto interessante perché adesso, a prescindere appunto dal progetto che poi è interessante che avete voluto portarlo più Allargarlo. avanti, allargarlo, quindi non solo appunto anziano, giovane, però insomma già partire da quello è veramente molto interessante. L'esigenza dell'allargarlo è stata un'esigenza dovuta a cosa? Allora, era un'idea che noi avevamo già da diverso tempo. Diciamo, la pandemia ha un po' accelerato i tempi, forse, perché ovviamente in questo anno e mezzo siamo stati molto cauti, soprattutto con gli anziani, poi in realtà anche i giovani, molti sono tornati a casa, quindi anche l'esigenza di casa è venuta un po' meno. Però siamo andati un po' cauti con gli anziani per evitare, diciamo, rischi, e con la ripresa ci siamo detti. Quel progetto può continuare ad esserci, con le persone che se la sentono di proseguire, però perché non allargarlo anche ad altre persone che magari proprio nella pandemia hanno scoperto che magari fanno fatica a gestire le spese di casa o magari soffrono anche loro un po' di solitudine, tra virgolette, quindi l'idea di avere qualcuno in casa non dispiace, magari qualcuno ha riscoperto la voglia di relazione, quindi abbiamo detto proviamo ad allargarlo ad altri e vediamo. Un po' come dire, che esigenze ci sono, ovviamente diverse rispetto a quelle che sono a quelle degli anziani, però immaginiamo, come dire, che la voglia di avere un qualcuno in casa con cui fare due chiacchiere possa essere È anche già di iniziata questa altri. seconda fase, avete già avuto chi sono i nuovi inquilini pronti Ma a allora, per ora ospitare? abbiamo delle famiglie con Le figli. famiglie non figli. Sì, che hanno, magari sono già un po' avvezze all'idea che i propri figli vadano all'estero a studiare, sono quindi ospitate da famiglie, quindi loro dicono perché non lo facciamo anche noi con Ok. altri ragazzi? Ci sono magari hanno chiamato appunto delle persone più adulte che vivono sole, hanno una stanza in più e quindi dicono perché devo tenerla libera e posso magari avere anche un Quindi aiuto da parlare, ad esempio, mi viene in economico. mente i papà single, ad Esatto, papà esempio, spesso e volentieri sono single. quelle Magari categorie che appunto. vengono spesso citate. Sì. Quindi qua si apre proprio il ventaglio di possibilità. Quindi immaginiamo persone che magari hanno voglia magari di ospitare un ragazzo straniero per allenare un po' la lingua, o appunto magari qualcuno, una coppia anche più adulta che ha i figli che studiano all'estero e hanno la stanza vuota e dicono la metto a disposizione di un giovane che invece viene qua a Milano a studiare, qualcuno appunto che ha un'esigenza economica. Quindi la pandemia ha generato anche questo tipo di fatica, quindi avere un piccolo aiuto per le spese può essere interessante anche per una persona adulta, qualcuno che vuole mettersi a disposizione, come dire, sapendo il momento di fatica, magari anche qualcuno che dice venire a Milano a studiare non è così semplice, quindi anche le famiglie che mandano qua i figli a studiare. Avere come dire, trovare una soluzione abitativa più economica, come dire, può essere di grande aiuto, quindi magari qualcuno che lo fa anche per quello. Non lo so, il ventaglio è Ricordaci ampio. bene allora il sito internet, che poi allora ti chiedo di metterlo nei commenti alla diretta. Ricordaci bene le coordinate per entrare in nostro Ok. contatto. Allora, il sito è meglio.milano.it e lì si arriva e c'è proprio una sezione dedicata al progetto Prendi in casa. Prendi in casa. Esatto, Prendi in casa è il nome del progetto e ci sono le pagine Instagram e Facebook, sia di Meglio Milano che di Prendi in casa, e c'è un numero di telefono, vabbè, insomma, 02 76 02 05 89. Ma per capirlo ancora meglio ci avete fatto un bellissimo video che spiega tutto, Esatto. quindi Piera, quando vuoi, manda il video. Vita noiosa in famiglia.
Sei stufa della solita minestra. Ti senti solo? Vuoi dare una svolta alle tue giornate e introdurre una novità in casa tua? Cambia! Prendi in casa un giovane tra i 20 e i 35 anni. Con un giovane in casa le tue giornate prendono colore. Hai una camera libera? Vuoi arricchire la tua quotidianità ricevendo anche un aiuto per le spese di casa? Partecipa al progetto Prendi in casa. Ospita un giovane studente o un lavoratore e inizia una nuova esperienza, l'abitare collaborativo. Prendi in casa si rivolge a tutti. Anziani che vivono soli e hanno voglia di un po' di compagnia, famiglie, coppie e single che vogliono sperimentare un nuovo modo di abitare. Prendi in casa un giovane e rendi Milano una città più accogliente. www.meglio.milano.it Prendi in casa, questo è il progetto di Meglio Milano. Monica, ci hai spiegato veramente tutto. Cos'altro c'è da sapere? Ma forse andare sul sito e vedere le testimonianze. So che ci sono tante persone che possono raccontarci quello che è stato. Tutti contenti, immagino, sì. Ma sì, di massima le esperienze sono positive. Ovviamente, appunto, si deve essere un po' predisposti all'idea di convivere con un'altra persona. Quindi ci possono essere delle difficoltà, quindi bisogna conoscere le abitudini. Il nostro lavoro preliminare aiuta all'incontro di persone che abbiano qualcosa da dirsi, che un po' hanno la stessa aspettativa rispetto all'esperienza. Non è, come dire, una cosa vincolante, perché alcuni sono spaventati all'idea, vabbè, ma poi c'ho qualcuno in casa che non mi dà possibilità di seguire i miei impegni. Però l'idea è che i due siano autonomi, che, ecco, non ci sia nessuno che assiste l'altro, ma che, ecco, l'incontro e la relazione sia così interessante, divertente per entrambi, e che ci siano un aiuto reciproco, ecco. Chiarissimo, quindi